Bene pescatori, bentornati su Fishing Hack. Oggi non siamo a pesca, ma andiamo a cucinare quello che abbiamo pescato nei giorni precedenti. E in dettaglio andiamo a preparare un'orata a forno con le patate. La accompagniamo anche con questo fantastico esemplare di Sauro Ricciola o Carangide. E l'andiamo a cucinare a forno con le patate. Prima di iniziare la nostra preparazione, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciarmi un like alla fine del video se sarà stato di vostro gradimento. Andiamo a vedere in dettaglio la preparazione. Quindi abbiamo detto orata, che è il nostro pesce principale, e accompagniamo con questo Sauro Ricciola. Quello che mi serve per farla a forno sono naturalmente le patate, che io già qua spelato, ho pelato, che dir si voglia, della salvia, del rosmarino, dell'aglio scamiciato, il sale e delle spezie. Queste potete sceglierle a piacere vostro. Io ho messo della curcuma, ho messo dello zenzero, ho messo un po' di tutti questi aromi che normalmente si usano in cucina. Quindi qua potete sbizzarrirvi come meglio credete. Quindi, per prima cosa, andiamo a tagliarci le patate a rondelle abbastanza sottili. Questo perché andranno a cuocere nello stesso tempo in cui cuoce l'orata, circa 40 minuti nel forno statico. Quindi andiamo a fare queste rondelle, più o meno tutte uguali, che poi andremo a mettere insieme al pesce. Dopo aver pelato le patate, le vado a riporre in questo vassoio e le lascio da parte. E il pesce naturalmente già è pulito, perché come sempre faccio io, il pesce lo pulisco in mare con acqua di mare, così da non perdere il sapore. Quindi non mi resta dopo che squamarlo e poi andarlo a riempire con i nostri condimenti. Quindi prendiamo la nostra orata già pulita, andiamo a prendere l'aglio e mettiamo dentro un paio di spicchi d'aglio, poi ci mettiamo dentro 3 foglie di salvia. E poi andiamo a mettere anche un po' di rosmarino, mettiamo due rametti, e una volta fatto questo, lo andiamo a completare con il sale da mettere all'interno. Scendere bene il sale e poi andiamo a mettere le nostre spezie. L'orata è pronta, mettiamola da parte e andiamo a condire il nostro Sauro Ricciola, che viene chiamato così da noi perché è molto simile a una piccola ricciola, una cavagnola, ma questo è un pesce che in pratica arriva a un peso massimo di 2-3 kg. Qua siamo intorno ai 500 grammi. Con questo mettiamo dentro le nostre foglie di salvia, andiamo a mettere il rosmarino, questo è più piccolo, lo mettiamo di meno. Andiamo a mettere il sale, metto così per sporcarmi meno le mani, voi
potete anche metterlo con la punta delle dita, andiamo a mettere anche i nostri condimenti e anche il nostro carangide o sauro ricciola è condito. A questo punto sposto il tagliere che non mi serve più, lo metto da parte e vado a prendermi una teglia. Adesso abbiamo qua la nostra teglia, potete usare una teglia useggetta come sto facendo io, oppure potete anche utilizzare una normalissima teglia da cucina. L'andiamo per prima cosa a foderare con la carta forno. Prendo la nostra carta forno e la vado a sagomare sul fondo della teglia. E poi ci andrò a sistemare dentro il pesce. Prima di fare questa operazione, comunque, devo andare a condire le patate con gli stessi aromi che ho utilizzato per il condimento del pesce. Quindi le vado a disporre dentro questa bolla e successivamente, come ho detto prima, le vado a condire. Quindi prendo l'olio, poi naturalmente il sale e poi le nostre spezie. Mettiamo anche qualche foglia di rosmarino e anche la sabbia. Facciamo lo stesso condimento che abbiamo fatto per il pesce. A questo punto andiamo a girare con delicatezza e così da andare a distribuire bene il condimento sulle patate. Una volta insaporite le patate, vado a riprendere la nostra teglia foderata con la carta forno e le vado a disporre ai bordi, sovrapponendole leggermente. Adesso vi faccio vedere meglio in dettaglio. Alzo la teglia, intanto vado a sistemare le prime. Faccio vedere come le sistemo, lo avvicino alla telecamera, vedete, così tutto a giro e vado a continuare lasciandomi uno spazio al centro dove adagiare il pesce, così che possa cuocere anche sotto. Quindi ho finito il primo giro, vado a farne un secondo. Al centro mi serve proprio uno spazio, giusto quello per far appoggiare il fianco del pesce. Fatto questo, posso andare a posizionare l'orata. Voglio mettere un po' d'olio anche dentro, proprio un goccino, e poi la vado a adagiare sulla teglia. La nostra orata è pronta in teglia. Adesso devo prenderne un'altra per andare a sistemare il sauro ricciola. Però prima completiamo con questa, metto qualche altra patata e poi aggiungo un altro po' di sale sulle patate e anche un filino d'olio
sulla rata stessa, sull'esterno, che poi anche così. E la nostra prima teglia con l'orata è pronta. Vi faccio vedere più da vicino. Eccola qua, pronta da infornare. Adesso vado a preparare la teglia per il nostro carango, sempre con la pasta forno sagomata ai bordi, e vado a mettere le patate che sono rimaste. E mettiamo il nostro carango anche qua. Andiamo a finire con un altro po' di sale, sempre un filo d'olio sul pesce stesso. Ok, e siamo pronti per andare in forno. Forno statico, 180 gradi, circa 40 minuti. Il forno è pronto, adesso possiamo andare a mettere il pesce. Mettiamo sopra l'orata e sotto andiamo a mettere il sauro riccioli e lasciamo cuocere per 40 minuti fino a quando le patate non saranno diventate croccanti. Bene pescatori, siamo arrivati a completamento della cottura, la nostra orata e il nostro sauro ricciolo sono pronti. Adesso li vado a tirare fuori e una volta sfornati possiamo andare a sfilettarli e poi condirli con un po' di olio, un po' di limone e per chi lo gradisce anche un po' di maionese. Con questa ricetta è tutto, a me non resta altro che salutarvi. Ciao, alla prossima!